Oggi sono tornata con un nuovo Mi preparo con voi chiacchiericcio. Non so cosa uscirà da questo video perché ho parlato un po' veramente di tutto e di ogni. E non so se volete sopportare le mie chiacchiere, guardatevi il video intanto che io mi preparo, appunto perché stasera andrò alla festa per il mio compleanno. E ho fatto una festa appunto scialla, ma comunque ve lo dirò nel video. E avevo un po' di tempo, quindi ho deciso di prepararmi con voi. Io spero di avervi dato qualche spunto, adesso vi lascio al tutorial. Cominciamo subito con il fondotinta perché io voglio che mi duri tutta la sera e quindi preferisco usare un fondotinta e mischio questi due. Allora, questo qua è il 24 Ore Perfect di Deborah e questo qua è il Photo Perfection di Givenchy. Quindi li mischio direttamente sul pennello e faccio così. Lavoro benissimo il prodotto perché mi piace che il fondotinta si omogenizzi benissimo con la pelle. Ora uso questo correttore di Maybelline per illuminare lo sguardo, che è il numero 15. Praticamente stasera farò una cosa molto semplice, non una festa super elaborata, super gigante, cioè una cosa semplice con i miei amici. Andiamo a fare un aperitivo, poi decideremo se andare in centro oppure andare a ballare. E quindi una cosa molto molto easy, anche perché non ho voglia di festeggiare troppo, cioè se andiamo a ballare non andiamo così senza tavolo, senza niente, e decideremo un po' all'ultimo, vediamo come va la serata. Ora andiamo a correggere col Full Coverage Concealer di Kiko. E sì, vi stavo dicendo che sarà una serata un po' scialla, non ho intenzione di fare chissà che cosa, però il trucco deve comunque durare tutta la sera, quindi fondotinta ad alta tenuta, cipria, a go-go proprio. Ora passo alla Love Stage di Essence come primer su tutta la palpebra. E per il mio compleanno, poi io e Camilla abbiamo deciso di andare al Holly Dance Festival o qualcosa del genere a Milano, e praticamente è un festival nell'area dove fanno i concerti estivi, quella estate Music Sound, così. E appunto andiamo al festival, quello dei colori, dove tipo ti riempi di colore ovunque. Tutta la vita che desidero andare a una festa del genere, cioè un festival così dove ti colori, ti sporchi, stai lì sul prato, ascolti musica. Veramente tutta la vita che aspetto di andarci e non vedo l'ora di domenica appunto. Io passo a questa cipria che è una BB cream compatta, che è il Nude Magic BB Cream Powder di L'Oreal, che ho appena comprato e devo dire che mi piace molto e la uso come cipria appunto. E vi stavo dicendo che non vedo l'ora praticamente di andare a questo festival qua perché me lo immagino bellissimo, poi è una cosa tranquilla, cioè mica tanto tranquilla, però comunque è una cosa che puoi. Cioè non devi per forza stare sotto il palco a urlare per un cantante che ti piace, puoi stare lì intanto ti ascolti la tua musica, ti rilassi, boh, mi piace tantissimo come cosa, molto hippie, molto figlia dei fiori. Infatti ho preso anche una corona di fiori da mettere ovviamente perché non può mancare. Ora passiamo alle sopracciglia, io utilizzo sempre il mio kit di Essence. Tra l'altro all'estate Music Sound così ci sono tantissimi concerti e ho visto che c'è anche quello dei Club Dogo e mi sa che io e una mia amica ci andiamo, che dovrebbe essere a luglio, comunque un sabato sera di luglio, e vogliamo andarci perché ho visto che ci sono un casino di concerti e non costano niente praticamente, perché quello dei Club Dogo non costa tantissimo, anzi. E quindi gli avevo proposto di andare, quindi magari andrò anche a quello. Per correggere le sopracciglia utilizzo il Match Perfect di Rimmel. E altri progetti che ho per quest'estate, vabbè, oltre a lavorare perché lavorerò tutta estate, benvenuti nel mondo del lavoro! Sì, e
Avrò le ferie solo le ultime 2 di agosto, che ho intenzione di andare in Sardegna con mia mamma, visto che ho la casa. Quindi le mie vacanze per quest'estate non saranno nulla di che, saranno andare in Sardegna. Poi non so se magari farò altri viaggi, magari quest'inverno, così non lo so, vedrò. Vorrei fare anche un video al mare, non so se farò un vlog oppure proprio un video registrato al mare, perché lì è molto bello, dietro c'è tutto il prato, così mi piace come cosa. Magari anche un video get ready o outfit potrebbe essere carina, oppure fare un video a bordo piscina con, dipende, magari se c'è lì qualcuno, qualche mio amico, se, perché è da tipo 6 anni che non vado in Sardegna, infatti non so chi ci sarà e non vedo l'ora di andarci. Ora passo al gel di sopracciglia 3 in 1 di Collister e appunto non vedo l'ora di andarci, perché mi manca tantissimo andare lì, boh, mi ricorda tantissimo la mia infanzia ed è un posto che adoro. Poi ho conosciuto anche una ragazza qua su YouTube che è della Sardegna, e quindi vorrei, se riesco, andarla a trovare o comunque incontrarci. Quest'estate praticamente sarà dedicata ad incontrare persone che ho conosciuto su YouTube, perché già devo incontrare un'altra ragazza di Milano che non vedo l'ora di andare a incontrarla. È veramente da non so da quanti mesi che continuiamo a dirci che dobbiamo incontrarci. Poi un'altra ragazza che è un po' più vicina a me, che dobbiamo incontrarci, solo che non ci riusciamo con il lavoro. Comunque quest'estate tipo devo incontrare tantissime persone e non vedo l'ora. Ora passo a questo ombretto in crema di Bottega Verde, che è fantastico, cioè è un colore bellissimo, ed è l'ombretto 3D Rose Sunset ed è fantastico. Credo che sarà l'ombretto clou del trucco. Quindi questa sarà la mia estate, non credo di fare altro se non andare a concerti, conoscere ragazze e andare in Sardegna. Comunque volevo anche aggiornarvi tipo sul lavoro, perché finalmente da lavoratrice occasionale mi hanno fatto un contratto di tirocinio per 6 mesi, e poi credo che dovrei sostituire una maternità, quindi non so che contratto mi faranno poi. E comunque come lavoro mi piace, perché alla fine è quello per cui ho studiato, e se ho studiato vuol dire che mi è piaciuto. Io amo economia aziendale, mi piace tantissimo, mi piace tantissimo fare la ragioniera, insomma. Tra l'altro, parlando di scuola, c'è qualcuno che quest'anno tra di voi fa gli esami? Cioè, se sì, come vanno, come sono andati? Perché io ci sono passata l'anno scorso e pensavo fossero una tragedia, perché praticamente io la prima volta che sono andata alle superiori, appena ho messo piede nella scuola, ho detto: cavolo, fra 5 anni ho la maturità, non ce la farò mai. E alla fine è stato più difficile l'anno scolastico che la maturità in sé. Ora passo a questa bellissima palette di Too Faced e prendo questo Toast Coconut, che è un marroncino aranciato, e lo metto nella piega. Vabbè, ovviamente anche a me l'anno scorso, appena mi dicevano sì, tanto gli esami sono facili, io dicevo sì, ma cosa stai dicendo? Cioè, è ovvio, anch'io vi dico che ero nella vostra stessa situazione l'anno scorso, quindi capisco. Ma comunque io continuo a dire che è più difficile l'anno scolastico che gli esami. Praticamente, se tu riesci a passare l'anno scolastico in modo tranquillo, gli esami poi alla fine sono una passeggiata, perché, cioè, ovviamente c'è tutta la tensione, però gli esami sono abbastanza semplici, perché se riesci a passare l'anno è quella la parte dura. E poi si pensa che dopo la maturità si fermi tutto lì, invece c'è tipo tutto un mondo fuori che va scoperto. Quindi è solo il primo esame serio che bisogna affrontare nella propria vita, praticamente. Come sono filosofica oggi. Ora con questo ombrettino qua di Sephora, che è il numero 80, che è un marrone, lo metto solo ed esclusivamente qua per dare profondità, se riesco a dargli un po' di profondità a questo trucco. Lasciamo in parte l'argomento maturità, così almeno non vi metto ansia. Ora passiamo al mio eyeliner di fiducia, sapete tutti qual è, perché è quello di Essence Liquid Eyeliner Waterproof, che io amo alla follia e continuo a ricomprare. Non so, non credo che vloggerò la serata, perché sarà appunto una serata tranquilla, vorrei godermela
Però di sicuro farò delle foto che saranno su Instagram. E se non mi seguite su Instagram, ve lo lascio giù in info box, ma comunque potete cercarmi con Giorgia Makeup. Comunque sappiate che io adesso in questo momento sono in un panico totale perché non so come vestirmi stasera. Ora passo la matita nera e non, appunto, non so come vestirmi e non ne ho proprio un'idea. Quindi io vi vorrei qua in questo momento per sapere cosa, cioè per farmi consigliare da qualcuno perché io non so come vestirmi. Uffa. Non so se mettere un vestito lungo, non so se metterlo corto, non so se mettere le scarpe col tacco, se mettere gli stivali, se mettere le scarpe. Madonna, sono in ansia, in un'ansia terribile. E in più non è che so pure il trucco che sto facendo, no, è un esperimento pure quello, io non so. Oggi sono un po' incasinata. Però comunque il trucco non è uscito poi così male, non mi dispiace per niente. Ora proviamo a mettere questa base qua di Essence, che è Lash Base Mascara. E voglio vedere che effetto fa con l'Ultra Juice Curl di Sephora. Ora aspettiamo che si asciughi un po' il mascara bianco. E poi passerò all'Ultra Juice Curl. Comunque a me il giorno del mio compleanno non è mai più di tanto piaciuto, cioè alla fine è un giorno come gli altri, secondo me, perché non, essendo nata in estate, le mie feste, non, cioè facevo le feste, ma c'erano sempre poca gente, comunque non c'era, oppure non le facevo perché non c'era mai nessuno, quindi non è stato, cioè non è uno dei miei giorni preferiti, diciamo, preferisco il Natale, perché mi piace di più come calore, come tutto l'insieme, mi piace di più come atmosfera, mentre il giorno del mio compleanno è un giorno qualsiasi, secondo me non cambia più di tanto. Infatti quest'anno ho deciso di fare una cosa molto tranquilla, appunto. Però vabbè, ci tenevo a prepararmi con voi anche per dirvi un po' di novità, così un po' cosa farò quest'estate, che poi tra l'altro non lo so neanche io cosa farò quest'estate, però vabbè. Ora passiamo a fare un po' di contouring con il Cocoa Contouring di Too Faced, che sapete che io sto amando alla follia. E quindi vi stavo dicendo che comunque il mio compleanno non è il giorno che preferisco di sempre, perché alla fine non è un giorno qualsiasi, però volevo farvi un po' di compagnia, cioè farmi e farvi un po' di compagnia con questo video, tanto che mi preparavo, così magari potevo darvi anche qualche spunto per un trucco per il vostro compleanno o per andare a un compleanno. Io ho fatto un trucco abbastanza luminoso apposta per essere, cioè non dico al centro dell'attenzione, ma comunque è il mio giorno, illuminiamoci d'immenso, insomma. Ora passiamo al colore chiaro, che lo passo appunto sullo zigomo. Ora passiamo a questo blush che è uno dei miei preferiti, utilizzo la parte più chiara e è appunto un blush di Essence della collezione Beach Crouses e si chiama 01 I Love Summer Break. Io lo amo questo blush perché è molto molto leggero, non dovete andare su quello qua perché sennò vi lascia un po' di chiazze ed è veramente pesante, però se utilizzate la prima metà è molto carino. E visto che in questo periodo non sono molto di blush, insomma, li preferisco molto naturali. Preferisco fare un contouring più marcato e poi un blush che non si vede tanto. Ora utilizzo una matita semplicissima rosa per delineare un po' le mie labbra, ma è una matita semplicissima, non color nude praticamente, perché poi ci andrò a mettere un rossetto totalmente diverso. E appunto questo mese sono riuscita anche a finire New Girl e Cristo, l'ultima puntata è stata una cosa wow, io non ci posso credere. Io non vorrei fare spoiler, però è stato un finale di stagione molto bello, emozionante e sì. È stato bellissimo. Comunque io adesso faccio lo spoiler perché non ce la faccio. Finalmente Schmidt ha chiesto a Sisi di sposarla. Io non ci posso credere. Io non ci posso credere finalmente. Ve lo giuro. È stata una cosa emozionantissima perché hanno fatto vedere la prima puntata dove, cioè il primo episodio dove si sono incontrati, che lui gli diceva un giorno io ti sposerò.
E poi questa puntata dove gli fa: ragazzo, vuoi sposarmi? E io ero lì, oddio, digli di sì, perché sennò ti uccido, perché io non vedevo l'ora che si mettessero insieme. Perché veramente li shippavo, li shippo ancora adesso, ed è una dura lotta tra Schmidt, Sissi e Nick e Jess, cioè. Io tra tutte e due le coppie li amo alla follia, infatti io spero che Nick e Jess tornino insieme perché, dai, l'ultima puntata hanno fatto intendere che dovevano tornare insieme. Ora passo al rossetto di Essence numero 01 Coral Curling, che è quello della linea normale, quello col peccato in nero. E appunto. In questo periodo sto un po' fancorlando, insomma. Quindi questo è il look finito, io spero vi piaccia perché a me non dispiace per niente, quindi ho provato e è uscito anche una cosa abbastanza carina e è una cosa un po' estiva, sì ci sta dai, un po' estiva da sera perché alla fine siamo belle luminose e tutto, io spero di avervi dato qualche consiglio insomma e vi ricordo di commentare, spolliciare e iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, vi ricordo anche che nell'info box ci sono i miei tre social network, Instagram, Twitter e su. Dove potete cercarmi con Giorgia Makeup oppure direttamente il link in descrizione. Io vi mando un bacione. Ciao!